Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Forse vi ricorderete che in un altro video vi ho mostrato le nuove lame che utilizzo in laboratorio per banco sega, troncatrice e sega manuale. E sono veramente degli ottimi prodotti. L'azienda è la Sistemi Klein, un'azienda italiana, che realizza appunto lame per lavorazione del legno, per la lavorazione dell'alluminio e anche frese per banco fresa o fresatrice manuale per la lavorazione del legno. E il video di oggi parlerà di questa fresa, che è una fresa componibile per giunzioni a pettine. Ma bando alle ciance e andiamo a vederla più nel dettaglio. Sfiliamola dalla confezione, abbiamo il suo bel librettino con i dati tecnici. Qui abbiamo la fresa, che è veramente una bella bestia, fresa molto grossa, che ha un codolo da 12 mm. Quindi, prima cosa, va usata a banco fresa e oltretutto ci vuole pure un banco fresa con un discreto motore, perché oltre al codolo grosso abbiamo il corpo della fresa con i taglienti, che è bello sostanzioso, diciamo. Quindi ci vuole una bella fresatrice, anche se montata a banco fresa comunque ci vuole almeno da 1500 watt, perché comunque sia l'azienda consiglia di farla girare intorno ai 14.000 giri, e far girare una fresa del genere a 14.000 giri sotto sforzo sul legno, comunque sia un po' di motore ci vuole. Abbiamo in dotazione un cuscinetto già montato, che praticamente, essendo in materiale plastico, non va assolutamente a segnare le assi, quindi avremo una finitura perfetta senza alcun tipo di segno dato magari da un cuscinetto metallico. Poi nella confezione abbiamo anche altri due cuscinetti di dimensioni differenti, che ci permetteranno di realizzare la fresata con delle profondità differenti. Come vediamo anche segnato nel librettino dato a corredo, abbiamo tre cuscinetti, uno da 28, uno da 29, uno da 34 mm. La fresa con un diametro di 47,6 mm, i distanziatori da 5,3 mm, 4 pezzi. Per distanziatori si intendono praticamente questi che sono messi tra le lamelle, perché abbiamo detto che questa fresa è componibile. E adesso prendo le chiavi e vi faccio vedere. Abbiamo detto che si tratta di una fresa componibile, e questo significa che possiamo comporla a nostro piacimento. Con una 13 e una 14 andiamo ad allentare il nostro dado, possiamo vedere anche la fresa più nello specifico, rondellina, e vediamo che abbiamo tre taglienti per ogni lamella. Sono taglienti con dei dentini riportati di ottima qualità. Poi comunque, se volete maggiori informazioni, sul sito www.sistemiklein.com troverete anche tutte le specifiche tecniche del caso. Vediamo che abbiamo rondellina ancora e distanziatore. Questo ci serve, il fatto che sia componibile, perché possiamo utilizzarla per diverse lavorazioni. Se ci serve una fresa più bassa, quindi che vada a realizzare una fresata inferiore, possiamo rimuovere per esempio un paio di lamelle e appunto possiamo comporla come più ci è comodo. Ora la andiamo a rimontare. Abbiamo ovviamente l'accortezza di stringere per bene. Non è importante che i dentini siano perfettamente allineati, tanto la fresa lavorerà allo stesso modo. E vedete come disegnato anche sulla sua scatolina, abbiamo il tipo di fresata che si va a realizzare. In questo caso sono sostanzialmente le giunzioni a pettine, che può esserci utile per comporre per esempio un cassetto, una scatolina, ma anche per giuntare dei pannelli volendo. Perché dovendo giuntare due assi potremmo realizzare questa fresata e utilizzarla per avere un'unione ancora più solida. Quindi, oltre che accostarla e metterci la colla, con la fresata avremo un'unione ancora più solida. Dicevamo, serve una fresatrice bella potente, quindi ho montato la più potente che avevo in laboratorio, con la possibilità di alloggiare un codolo da 12 mm sotto al mio banco. Quindi andiamo a prendere la nostra fresa e la vado ad alloggiare. Un particolare importante da sapere è che bisogna alloggiarla e lasciare praticamente che fuoriesca la cappa dal mandrino. Questo è il modo esatto di montarla. Non deve entrare del tutto, ma non deve neanche essere fuori troppo a sbalzo. Appena si legge la cappa, va bene. Ovviamente dipenderà dalle lavorazioni che dobbiamo fare, però generalmente il cuscinetto dovrebbe stare a livello del piano di lavoro. Praticamente deve essere
a livello con il bordo inferiore dell'asse che andremo a fresare. Esattamente in questo modo. Ma vediamo subito un esempio su un asse di scarto, cosa possiamo fare. Questo è un primo esempio di quello che possiamo fare, ovvero la realizzazione di un incastro semplice che non c'entra con la giunzione a pettine, però in questo caso abbiamo realizzato un dente che poi potrebbe andarsi ad innestare all'interno di un canale realizzato su un'altra asse e quindi in questo modo giuntare diverse assi e realizzare un pannello, per esempio. Possiamo notare che nonostante l'asse di scarto la fresata sia bella pulita, con nemmeno una leggera traccia di bruciatura. Su un'altra asse ho fatto delle prove, quindi possiamo anche vedere che l'incastro che ne esce è molto preciso, quindi si ottiene proprio una giunzione perfetta. Quindi ora, per fare qualche prova, mi rifilo qualche asse di scarto al banco sega e ovviamente c'è montata la lama della Klein che vi ho fatto vedere nel precedente video. Taglio spettacolare. Quindi qui abbiamo due assi da 41 mm di spessore e vogliamo andare a fare la nostra giunzione a pettine. Io ho già montata una sul goniometro e adesso abbiamo la battuta laterale che è perfettamente in linea con il cuscinetto, così praticamente andrà a tenere la nostra asse alla giusta distanza dai denti prima e dopo essere passata nella fresa, e nel mentre che è sulla fresa sarà il cuscinetto a tenerla alla giusta distanza. Il dente superiore è posizionato esattamente all'altezza dell'asse e praticamente dovremmo avere spazi vuoti e spazi pieni uguali per tutta quanta l'asse che stiamo per andare a fresare. Quindi, con le dovute protezioni del caso, soprattutto occhiali e cuffie antirumore, quando abbiamo tutto quanto a posto sulla nostra macchina, la fresa gira liberamente, possiamo partire. La prima fresata direi che è uscita ottima, senza sbavature, senza bruciature, un bel taglio netto e preciso. Ora andiamo a fare la seconda fresata. E così, con due semplici fresate, abbiamo ottenuto una giunzione a pettine perfetta. Possiamo vedere che combacia sia da una parte che dall'altra e abbiamo giusto giusto lo spazio per mettere la colla. Per farla in questo senso dobbiamo lavorare sullo spazio della fresa, che in funzione dello spessore dell'asse dobbiamo gestirci anche quanto la fresa deve appunto rimuovere materiale sulle nostre assi. Un'altra prova possiamo fare con queste due assi spesse 10 mm. Stesso procedimento. E avremo una giunzione perfetta sia in questo senso che questa volta anche ad angolo. Poi, una volta incollato e levigato, avremo il nostro risultato finito. Allo stesso modo possiamo fare una giunzione per unire due assi lateralmente in modo da creare per esempio una pannellatura. Utilizzando sempre questa fresa, l'essenziale è di calcolare il fatto che deve essere un multiplo di 4, perché abbiamo praticamente il dentino che è 4 mm. Lo spazio ovviamente ha lo stesso ingombro, quindi è importante che l'asse sia semplicemente un multiplo di 4 fino a un massimo di 40 mm. Si parte da un minimo di 12, perché ovviamente ci deve essere il dentino, il vuoto e un altro dentino come minimo, a salire fino a 40. In questo caso abbiamo due assi da 20, ora andiamo a realizzare le due fresate per unirle. Dobbiamo passare un asse realizzando questo tipo di fresata, ovvero allineando il dentino 4 mm più in basso rispetto alla parte superiore dell'asse, o meglio il dentino superiore deve essere appena appena appoggiato sopra, in modo da realizzare uno spazio pieno, uno vuoto, pieno, vuoto e pieno. Per far sì che l'asse però si congiunga, la seconda asse che noi andremo a fare dovrà essere al contrario di questa.
Così facendo avremo un'unione precisissima e solidissima allo stesso tempo, sia per quanto riguarda la giunzione che parte superiore e inferiore delle due assi. Quindi anche questa operazione è possibile a patto di avere il cuscinetto in battuta, perché altrimenti, se non lo utilizziamo, non avremo una profondità gestita dal cuscinetto stesso e quindi in ingresso soprattutto ci sarà difficile riuscire a mantenere l'asse esattamente parallela alla battuta e quindi non possiamo abbassare troppo la nostra fresa, va sempre comunque restare con il cuscinetto che fuoriesce leggermente dal piano del banco fresa. Quindi, amici miei, cosa dirvi per concludere di questa fresa componibile per giunzioni a pettine? Ebbene, si tratta di un prodotto di altissima qualità, made in Italy, che ovviamente non costa come una fresa cinese, ma non è assolutamente una fresa cinese. È costruito con materiali estremamente duraturi e di altissima precisione. E a patto di avere una fresatrice che riesce a farla girare senza problemi, si riesce anche a trasformare un banchetto da hobbista in una macchina da professionista. E veramente si riescono a tirare fuori degli ottimi lavori. Infatti ho già in mente un progetto che andrò a realizzare con questa fresa che vedrete in un prossimo video. Per quanto riguarda le specifiche e se vi interessa acquistare la fresa, in descrizione vi lascio tutti quanti i link del caso. E quindi, raccomandandomi sempre di eseguire tutte le lavorazioni in sicurezza, vi saluto, vi auguro di divertirvi nei vostri lavori con il legno e, come di consueto, buon fai da te a tutti.